è lungo la strada che sta portando una raccomandata. E sono il campanello e una signora la sa fare da una finestra a giorno. Hai una raccomandata, uia da firme. A una Giorgioni vo, così non sapevi. A quel di Giorgioni uia sta tre. Una sta a sora, una sora, una sota e una mezza vi. E fai, Pustin. Adesso vedete che me, lei è a quel chi dice e bec. Ah, oh, lei risponde, signore. Hai capito, adesso vengo a ciotta, lei è la mi. Allora, sempre a proposito dello stesso argomento, adesso mia moglie mi legge questa qui, questa la legge tutta lei, dopo. Celso e la Maria gli aveva due figli. La Lucia la era ne da subito dopo chi s'era maridei e adesso lei aveva passato 8 anni. E Andrea l'era arrivata molto più tir e non la spiteva neanche più. Lola aveva solo 6 anni. Come tutti i bordelli da sua età, lei era curiosa e aveva scoperto tal roba di intorno a lui. Un dè è curata la cugina dalla sua mamma, tutto preoccupato. E un gesto. Mamma, mamma, tal sei? Hai ovvero Guido che baseva la Lucia? Lì, tutta calma, la tranquillizzata. Vabbè, ma ogni amica gli dormiva. Ascolta, gli è fidanzei. E sta in san, tra pochi sposerà, dai dai, sta buon, lasci stare. Andrea contenta che è andata a Zughè, ma dopo un po' è tornata dalla sua mamma e domanda: mamma, ma dimmi un'altra cosa, allora quant'è che sposa mi va con la Gina? Perché la vena tua agli uovi e l'altra lo la besa sempre. Allora, a proposito di bordel, perché i bordel avete sentito l'innocenza dei bambini proprio, e anche qui una massa di volte i bordel in fa d'altmane. Ma che le proprie famiglie rispondono, mette in difficoltà, mette in imbarazzo, non c'è qualche risposta. La Marisa, lei è single, e tu dice che c'è, no? Lei è single. E le altre più, Pierino, la seconda, Carlo, la triana, e Filippo, la due. Gli è frott a tre relazioni, andiamo a me al putriomon di Vils. Quindi la sedetta da ferro, un dente che con i tre fiori la va alla bottega e fa la spesa, all'improvviso Pierino domanda alla sua mamma: mamma, come sei a me? E lì pronto lei risponde: oh Pierino, ma te lo ti porti la cicogna? Un bel dè lei rivede con un sesto che in te be. E addirittura alla sesta te scelta te. E Carlo chi l'ha con te? La Marisa la trova un po' in imbarazzo, ma vedi che con la cicogna la era andata bene, la pensa a continuare con la sua di Giuseppe. Carlo, ma Carlo l'ha con te, fai che? Alla demasirea d'inton d'insì, l'aveva un zaino in tal spa e poi si sbassì. In tesaia lui era Carlo. Beh, ma neanche Filippo l'ha portato perché dopo. Ma certo, sì. Filippo, che le nud nota, l'ha portato un pipistrello. E si reiva dritta la camera. E poi l'ha lasciato cascante milè. E in terpice cara, gli arriva la porta della bottega. E una signora, guardando questi tre bordel, la si rivolge alla Marisa e dice: ma si è bello che bordel, ma la mia signora, ma sei tre fratelli? E Pierino pronto: se c'è, a sei tre fratelli, ma a tre usare di vizio. I bordelli è una fonte inesauribile. La voce dell'innocenza. Angiolini,
angioli la sol disen. Questa è una cosa che abbiamo scritto recentemente. La sol disen, ma se la chiama ben da portare, le breve a scuola, le hamburdali intere sé, e prima spendo un freco, i pesci due volte. E allora, stamattina, io de disma la Frank, prende a Frampool, da Baldin, a Frampool era una bottega a schierti che si chiamava Baldin, adesso non è più, però Baldin, l'era 50 anni che aveva la bottega a Frampool, e tu non sei fatto. Il mondo da Baldin è compreso per schierti nuovi. Antonio e Subà, che fa il marchetto pur e chi disto unito altrui, le famose per essere sempre ste curte di manche, cioè devi interessare con i gomiti, no? E vi ha insegnato che quel che scopre quel pelo bisogna sempre chiedere interpreti. A me raccomando, prometti sempre la mitea a quel che manda. Se vuoi di sorte, te di che te in de quattro, a me raccomando, fa accetta a dire che tu è bene. A Giulia va da Baldeni, questa schietta in la vita e dice, a voi quelli, quanto costi? Quelli al costo 8 mila franc, dice Baldeni. E me mi dà 4. Come ho 4? Detto, poco, dai, ma scherzo, ma proprio perché ci te che sono amico nel tuo bar, dai, va là, dammi 6 mila franc. Dà 3 mila franc. Insomma, in più, a voi fai una buona azione. E va bene, dai, a chi dà 3 mila franc, lo sponde Baldeni. E me ha dato me da 500 franchi. No, basta, basta, non posso più, da me sfinire, so esasperare, dai, tu li so che ti richiedo, basta tu la cosa in prisci. E dice Baldin, verde, drabbia e con due occhi fuori dalla testa. E Anzunin, con una fase così magica, pignò, li so, e dice, e va bene, allora Antonio sono bene. Sempre a proposito di Baldin. Vada. Allora, quello di Bordello hanno due curti, dai. Sì, vuoi. No, comunque vogliamo rispettare i tempi. No, vai. Lei è la tua mamma, questo è un fatto. Lei vuol fare come capiti a me de Stanton. De Stanton aveva 23 anni e allora lavorava presso l'Alleanza Assicurazioni a Furlè. Destantò me aveva 23 anni e lavorava per un'assicurazione Furlè. Asiremo proprio che ha presentato i nostri prodotti per fare di contratto di assicurazione. Una mattina sono in una strada al petto di Borges Cevanì e avevo un bambino sdenti scalendo una casa. Babin, lei è in casa la tua mamma? Sì, lei è in casa. Allora sono il campanello, una volta, due volte, tre volte, non vedo ciò. Ma ci si sicuro che la tua mamma la sia in casa? Sì, tua pudella, è in casa, dai. Ma allora perché non rispondi? Va bene, ma sai quanto che sei con me? Me stai mica qua, me stai in chiesa strada. Ah, un discorso di Bordello. Questa... Pug de prama della Befana, all'ufficio Pustel gli trova una lettera con scritto per la Befana e dice intervilla e lesi cara Befana, a San Luis un bambino di 7 anni e avrebbe mandato un righiero. La mia è una famiglia pure e mi bala per il lavoro e spesso non vengo da mangiare. Me e mio fratello sto andando a scuola con la schierpirotti e i calzoni al sé. Invece di solito snamente caramel, admanto se tampo mandè mell'euro. Che c'è, potete comprare un po' di roba da mangiare, un paio di schierpi nuovi e un paio di calzoni. Allora gli impieghi la posta, con mos e intenerire questa richiesta, gli fa una culetta tra lui e tra i clienti la posta. In poco tempo, caramel a 500 euro. E gli spedisce all'indirizzo del porto bene. L'andò sempre sotto la Befana, in te stesso ufficio Pustelli, impieghi, trovo un'altra posta indirizzata alla Befana. E avessi letto, oh Befana, a so sempre Luis, che bambino l'anno passato, avrebbe mandato stesso piacere, me l'euro, a te ingressi per quel che mi mandè, mostrano ma raccomando, mando un assegno non trasferibile, perché l'anno passato chi lei dà la posta, ma farà che senza te. Thank you.
Alla crociera picchio parola d'inglese. Allora, Carletto. O svene che ha Carletto da Londra, che l'avevo andato a studiare in Inghilterra, perché in cui stanzi l'inglese, stanzi proprio più in ciò, e che è dialetto romagnolo, in cui fai, se vede l'inglese, che ormai sta sempre ardendo anche italiano, perché ormai l'inglese è veramente, scherzi a parte, è diventato dominio pubblico, è vero, però sì. E l'avevo mandato a studiare in Inghilterra. Ma Carletto mi rendeva un tiro, no, perché là fuori dalla Romagna un struveva meno. E questi gli domanda gli inglesi, ma sta bova là, ma sta bova, ma gli inglesi, ma è strambo. Ma se avessi fa una massa troppo alla rovescia è quel che facendo no. Zai in macchina, gli ha la guida a Madrid. Le un casino guida a Madrid. E poi, partire per Londra, le un mulì. Che zina ma stecca, che è la prima volta che sono messo in un taxi, come è venuto a fuori. E poi, va mostredi, mostredi, gli ha mostredi che gli allerghi, gli allerghi. A sì come diciamo? Gli diciamo street. Infatti in inglese diciamo stress, gli diciamo street. E al curiri, vabbè al curiri, che gli alti, alti due piedi, e diceva bus, bus, penso un po'. E cavalli diceva horse, horse. Il don, così mi diceva il don, e diceva woman, woman, no, e diceva woman. E quanto è freddo, e dice le coat. A sputrare. Ma me ragazzi, e ragazzi, com'è lì ragazzi? Davvero con su una picchia bastardassi inglese. Non scorda ragazzi, non scorda ragazzi, ma lei è una roba, guarda. Ma buonasera, so scappare con nonna. Dopo un po' la mabra se. La sestone della camisetta, tutta mezza smaneda, e poi sempre più eccitata. Love me. Love me! E te si ti accetta a fare? E io ho detto, e che? Che ti leva a me? No, no, leva da per te, brutto son. Grazie, ci vediamo dopo.